Salve a tutti. Ovviamente per me non è facile in questo momento essere qui. Io voglio intanto ringraziare i ragazzi di Teleacras perché tramite le voci storiche di Egidio e di Mario Gazziano hanno perfettamente sintetizzato una parte della storia di mio padre. Io ovviamente non voglio annoiarvi con nulla di lungo. Penso ovviamente che quello che posso portare come testimonianza è quello di un Giovanni Micichè che voi avete conosciuto sicuramente in varie sfaccettature. Io ne ho una visione interna familiare, da figlio appunto. E siccome mio padre credeva nelle storie, forse è questo uno dei primi punti in comune che abbiamo avuto, perché anch'io credo prepotentemente nelle storie e nella necessità del raccontare, allora penso che sia doveroso come ultimo atto raccontare qualcosa di Giovanni Micichè. In realtà chi era Giovanni Micichè in questi giorni e anche in questi anni diversamente mi è stato sempre raccontato, perché è facile dopo che qualcuno ci lascia dire che era un grand'uomo o profondersi in panegirici e tessere lodi. In realtà a me stupiva come in questi anni persone di ogni categoria umana, passatemi la locuzione, quando mi incontrassero, ovviamente c'era il solito di chi sei figlio dalle nostre parti, Giovanni Micichè, avessero sempre da dirmi qualcosa di positivo su mio padre, e questo è facile, vi dico, accompagnato quasi sempre da un aneddoto che quasi coronava e dava il senso a quello che si diceva. Ecco, in fondo ne riflettevo proprio poco tempo fa con lui. Quello che siamo noi esseri umani non è certamente quello che siamo nell'istante o nei momenti, perché la vita è mutevole e noi stessi siamo mutevoli, lo sapete meglio di me. Ecco, noi esseri umani forse il senso di quello che siamo si conchiude in quello che siamo stati, e quello che siamo stati è composto da tutto quello che abbiamo lasciato. Il vuoto che oggi i ragazzi qua vi hanno testimoniato, che provano i suoi familiari, che provate tutti voi che l'avete conosciuto, è proporzionale a quello che ha dato a ognuno di noi. Ecco, la grandezza umana quindi di Giovanni Micichè l'ho potuta misurare pian piano negli anni in tutte le storie e i piccoli brandelli di vita che ognuno mi ha raccontato, appunto quelle intersezioni istantanee, quegli attimi irripetibili che però rimangono dentro soltanto quando sono davvero significativi. Dal canto mio ovviamente io posso dare una testimonianza da figlio. È una delle prospettive più difficili. Il rapporto padre-figlio è uno dei rapporti più complicati che si conoscono di tutti i rapporti umani. Anche mio padre, per certi versi, non era un uomo facile, era un uomo talmente socievole, come l'avete conosciuto molti di voi, quanto criptico all'interno. E vi devo dire la verità, ci sono voluti degli anni prima che io capissi qual era anche la chiave per avvicinarmi a lui, perché sicuramente lui era difficile che ti aprisse la porta o facesse il primo passo. Ho capito che il primo passo paradossalmente non siamo noi figli che dobbiamo sempre aspettare qualcosa dai nostri genitori. Spesso pensiamo che i genitori siano lì e siano, dato che sono pronti a guidarci, che ci possano dare qualunque cosa, che non sbaglino mai. E invece ho capito che in qualche modo ci sono delle cose che anche noi figli siamo tenuti a fare come se fossimo da un lato più maturi. E quindi pian piano, diciamo, delle parti di lui si sono svelate. Quello che apprezzo di più di mio padre sono tutte le contraddizioni, le bellissime contraddizioni che aveva mio padre. Un'umanità straordinaria, proprio perché mio padre non era né buonissimo né cattivissimo, non era altruista e non era egoista, forse lo era, era entrambe le cose, sapeva essere straordinario e a volte inconsapevolmente, direi cinico è un termine troppo forte, ma non curante, però era straordinario anche questo, anche perché aveva sempre, quando commetteva i tanti errori che lui come tanti esseri umani commetteva, il senso della consapevolezza posteriore. Poi
negli ultimi anni soprattutto. Avete parlato dell'avvicinamento alla fede che ha avuto. Ha avuto un maggiore avvicinamento a un certo tipo di letteratura, anche mio padre. Ha avuto una curiosità sempre crescente. Era un uomo che a 72 anni sapeva usare i computer meglio di molti miei coetanei. Era un uomo curioso. E anche per questo era un uomo estremamente consapevole. Era un uomo che non si arrendeva agli errori e aveva imparato ad accettarli, magari non a metterli avanti agli altri. Quello è l'orgoglio che forse è caratteristico di noi amici, che ancora un po' mi porto addosso, però avevo una forte consapevolezza. Quello che mi ha lasciato, e che ha lasciato a molti di noi, sicuramente ai suoi familiari, è quel senso di razionalità, di serenità, di lucidità che invidiabilmente negli ultimi anni aveva raggiunto. Grazie soprattutto, e questo me lo disse più volte, agli errori. Mi diceva spesso ultimamente, quando mi addentravo un po' in quello che dovevano essere, in quelle che dovevano essere le mie questioni lavorative, che era più importante che lui mi raccontasse i suoi errori piuttosto che tutti gli straordinari successi che caratterizzarono la sua vita professionale e non, dall'edilizia all'editoria ad altri lavori. Ecco, questa è la misura che in parte gli posso dare di mio padre. Un uomo che sbagliava e che amava dagli errori trarre insegnamento, ed è l'unico modo di imparare da questa vita ogni volta che inciampiamo. È una lezione che io, fra le tante, non dimenticherò mai e starò sempre attento a tenerla a mente, come terrò a mente le altre cose che è riuscito a insegnarmi, anche quelle che è riuscito a insegnarmi al silenzio, perché anche i suoi silenzi, dopo che si imparavano a leggerli, sapevano essere molto esaustivi. E quindi, diciamo, quest'ultimo pensiero va a lui. Io ringrazio voi che siete qui per lui, e sono sicuro che in questo momento sta sorridendo come sapeva sorridere nei momenti migliori della sua vita. E volevo dire a Egidio, sicuramente, guarda, un'antenna da qualche parte per seguire qualunque trasmissione la troverà, in ogni caso, e seguirà tutti noi, ne sono convinto. La sua guida mi mancherà non sapete quanto, perché negli ultimi anni mi raffrontavo con lui su qualunque cosa, e tuttora ogni tanto pensavo a qualcosa e pensavo, la devo chiedere a mio padre, e un attimo, diciamo, mi fermo adesso, rimango un attimo magari spaesato, però la sua guida la sento ancora, e penso che sia appunto tutto in questi insegnamenti che ci ha dato. Quindi volevo dire grazie, papà, a nome di noi tutti, tutta la famiglia.